Allora, da che parte sta l'indipendentismo? Beh, sicuramente la questione zona franca è stata uno dei punti fermi, diciamo così, nei vari programmi, anche elettorali, e non solo del mondo sardista, ma anche di quello indipendentista. È chiaro che noi abbiamo scelto di essere e di portare sempre avanti la questione della zona franca perché sicuramente per noi va nel senso della sovranità, cioè porta questo popolo a decidere sulla propria fiscalità e sulla propria economia. Perché una fiscalità di vantaggio come quella della zona franca porta a salvare quella che è la spina dorsale della nostra economia, cioè le nostre aziende. Oggi se muoiono le aziende in Sardegna muore tutto il popolo sardo, cioè va in miseria tutto il popolo sardo. E non è soltanto una miseria economica, guardate bene, ma anche una miseria dal punto di vista psicologico, cioè di pensare di non bastare a se stessi, di non essere in grado di andare avanti, di aver bisogno di assistenza. Ecco, allora se la zona franca viene vista come una forma di assistenza, noi non siamo per la zona franca. Se la zona franca invece viene vista come una forma di sovranità per gestire le proprie risorse, allora noi siamo schierati chiaramente e senza limiti dalla parte della zona franca. Qual è la diversità di noi indipendentisti? Che noi ci mettiamo di fronte alla zona franca con il senso dello Stato, cioè con il senso dello Stato sardo, cioè con il senso di chi è preposto a governare questa terra sulle proprie risorse, contando sulle proprie risorse e sulle proprie potenzialità. Anche perché non è che sia così semplice andare in un regime di zona franca nell'attuale Stato italiano e nell'attuale situazione europea. Noi pensiamo che ogni passo che debba essere fatto nel senso della zona franca, che riteniamo e condividiamo la questione, oggi è l'unica soluzione: o noi andiamo in una fiscalità di vantaggio o siamo fuori mercato. Non è possibile che le arance arrivino ancora dalla Spagna o dal Marocco ad un costo che è uguale a quello che c'è qui in Sardegna per cogliere. Non si può andare avanti così. Soltanto se noi mettiamo le nostre aziende in grado di essere concorrenziali, di produrre e di coprire quelli che sono i settori mancanti. Ve li immaginate che noi stiamo importando l'80% dell'agroalimentare, ma è possibile che noi non siamo in grado di mettere nelle condizioni le nostre aziende per coprire almeno un 50% di quell'80% che stiamo importando da fuori? È possibile che le Baleari abbiano 41 milioni di turisti e noi ne abbiamo a malapena 9 milioni? Evidentemente qui in Sardegna non ci sono le condizioni per poter coprire e per poter essere concorrenziali. La zona franca è una soluzione e va nel senso della sovranità, ma non solo è questa la constatazione, ma bisogna tenere conto che la zona franca è possibile soltanto se andiamo nel senso della sovranità. Mi spiego. Allora, sappiate che noi potremo anche ottenere una forma di zona franca. Io non entro in merito adesso di quelle che sono state le condizioni, le considerazioni legislative, perché su quello non sono così preparato, anche se mi sono studiato tutto, però non sono nelle condizioni di poterle né contestare né confermare. Però una cosa è certa: se noi non diventiamo territorio economico fiscale rilevante, la zona franca sarda non passa, perché c'è la sentenza Azzorre che è chiarissima, che prevede che qualunque travaso ci sia tra lo Stato e la zona franca, il territorio rilevante fiscale, viene considerato aiuto di Stato. Ecco perché non sono d'accordo sulla questione IVA. Noi potremmo anche prendere l'IVA dallo Stato, il 2,37% mi sembra che sia la percentuale che è stata concordata, però la Corte di Giustizia Europea la ravviserebbe come un aiuto di Stato, perché si tratterebbe sempre di un travaso di finanze da parte dello Stato italiano verso la Sardegna. E allora aspettate un attimo.
concludo dicendo che noi non andremo in zona franca facilmente se non istituiremo la cassa sarda delle entrate, l'agenzia sarda delle entrate. Questo è il presupposto senza il quale noi non potremo mai andare in zona franca. Benvenga poi l'intervento della regione. Io non mi riconosco nei partiti che oggi sono nella regione, ma quello che è giusto, benvenga l'abbattimento dell'IRAP, perché quello significa già andare in zona franca. Cioè è stata una delle operazioni migliori, più condivisibili da sostenere, perché è il primo passaggio verso una sovranità fiscale. Andrà a salvare molte delle nostre aziende. Grazie. Per le osservazioni.